È un ospedale in forte sofferenza, quello di Sarno, ormai da mesi. Ci sono delle urgenze sulle quali bisogna intervenire e sicuramente non si può più attendere. A mettere in fila le criticità nel corso della manifestazione che si è tenuta sabato in difesa del martiri del Villa Malta, con il corteo partito da Piazza 5 Maggio ed arrivato nei pressi del nosocomio, c'è la dottoressa Maria Bellomo, coordinatrice del reparto di ginecologia. Dopo la chiusura del reparto di ortopedia, anche le altre divisioni temono il depotenziamento ed avere nuovi medici è diventato indispensabile. L'ortopedia, quando venivamo chiamati allarmisti, ha chiuso, quindi un dato di fatto c'è. Il pronto soccorso, ovviamente, tutti sanno che è in una condizione di esplosione, perché molti medici di altri reparti, come la cardiologia, stanno andando a coprire turni in pronto soccorso, rischiando di creare disservizio nello stesso reparto di cardiologia. Per quanto riguarda il reparto di ginecologia, che è quello di cui io sono coordinatrice, quest'anno siamo costretti a chiudere, a sospendere tutti gli interventi di elezione e tutti gli ambulatori, quindi la prevenzione, anche a luglio, quindi luglio e agosto, mentre gli altri anni riuscivamo solamente a sospendere il mese di agosto. Quest'anno siamo costretti a sospendere a luglio. Ma già adesso siamo in affanno, faticosamente stiamo portando avanti il reparto proprio per evitare la chiusura. Però sappiamo bene che i problemi nascono da una cattiva gestione di quest'ASL, perché i medici stanno arrivando, sono arrivati nei mesi precedenti e negli anni precedenti, ma dopo un po' fuggono. Fuggono Perché scappano dall'ospedale di Sarno? perché non c'è una valorizzazione delle professionalità di questi medici. Io ne conosco tanti che sono andati via perché avevano voglia di lavorare, ma non venivano messi nella condizione di lavorare. Fuggono perché, per esempio, nel mio reparto sono arrivati, hanno fatto un avviso di mobilità recentemente, sono arrivati diversi giovani medici già specializzati, ma che basterebbe semplicemente stabilizzarli con dei provvedimenti ad hoc e non andrebbero via. Poiché questi medici sono vincitori di concorsi presso altre graduatorie del Napoletano, ovviamente se vengono chiamati prima da queste graduatorie, loro vanno via, è ovvio, preferiscono il ruolo. Quindi questa è la situazione, questo mi fa capire che c'è poca attenzione da parte delle istituzioni sanitarie di risolvere questi problemi. Sono state avanzate tantissime proposte. Qual è la prima proposta, la prima cosa che bisogna fare, al di là di 10-15 proposte che sono state avanzate? Sì, la prima proposta è quella di noi non abbiamo ancora un piano aziendale aggiornato, quindi una programmazione vera dell'organico. Una proposta sarebbe quella di ridistribuire le risorse che ci sono in tutta l'ASL, perché effettivamente ci sono molti doppioni e ci sono delle situazioni in cui addirittura, avendo meno accessi di noi, hanno più medici rispetto a noi. Quindi intanto chiediamo quello. Poi è ovvio, noi qui non stiamo a criminalizzare nessuno, non vogliamo fare la guerra a nessuno, però vogliamo semplicemente che questi perlomeno che vengano affrontati, che ci si dica in regione qual è la volontà politica rispetto, qual è il disegno politico rispetto all'ospedale di Sarno. Perché se deve continuare così a sopravvivere, depotenziandolo gradualmente, non ha senso. Mi rendo conto che non ha senso.